Gelasio? Mi dica lei di Maria Consiglio. Stasera ho organizzato un incontro con un maestro di golf, anzi è il mio nuovo maestro di golf. Ho comprato un look, ho una mise da golf di uno chic folle e quindi vorrei fare un menù un po' particolare, vorrei veramente prenderlo per la gola. Gelaso, portami subito la rose bowl che mi tolgo gli anelli e poi fammi cucinare. Gelaso, maggiordomo ficcanaso. Prego. Sei arrivato, tesoro. Aspetta, piano. Mi raccomando, mettilo nella mia camera da letto. Certo. Grazie. Oggi voglio fare un menù veramente, veramente, che ricorda i sapori, i profumi, gli odori della costiera sorrentina. La prima cosa da fare qual è? Lo spaghetto alla Maria Grazia, ma ovviamente è rivisitato da me. Rivisitato da me perché ci sono due cose che sono anche un po' dei segreti. Il primo è che io uso le linguine, perché secondo me la linguina è una pasta che abbraccia, che si avvolge nel sugo, che ha proprio prende un altro sapore. E il secondo ve lo svelerò dopo. Gli ingredienti sono un mix di parmigiano reggiano e un mix di provolone del Monaco. Ovviamente metto anche qui un po' di peperoncino, perché ormai si sa, il mio ingrediente non è neanche più segreto. Sale non tantissimo, perché le zucchine sono già salate, ve le descrivo dopo. Ecco il mio ingrediente segreto, un pesto, se volete lo potete anche fare in casa, con delle noci, con dell'olio, con del basilico, senza aglio assolutamente, del basilico e ovviamente le zucchine. Le zucchine è fondamentale la qualità, le zucchine devono essere quelle romane, sottili e soprattutto di buonissima provenienza. Cominciamo? Adesso la prima cosa da fare è prendere le linguine, perché per questa ricetta le linguine dovranno cuocere, ma dovranno rimanere al dente. Fatto questo, procediamo. Dunque, le zucchine, come abbiamo detto, devono essere sottili. Si taglia la testa e la coda e si procede. Fatta tutte le zucchine, attenzione a non rimanere pure senza dita. La cosa importantissima, perché adesso chiamerò Gelaso perché ormai dopo tanti anni glielo insegno, è mettere in una padella una base di sale. Questo è veramente un segreto, se fate le patate fritte così impazzite, una base di sale, un bel strato di olio, tanto olio, l'olio è fondamentale, che sia un buon olio, perché dopo l'olio lo filtrate, lo userete. Quando l'olio è caldo, friggete le zucchine, prendete una boule grande e la completamente la ricoprite di basilico, di foglie di basilico. Più grandi sono, meglio è, cioè fate proprio un letto di basilico fino ai bordi. E man mano che le zucchine sono cotte, le tirate fuori con una berciata, ma la cosa importante è che non le scolate troppo, in modo che l'olio insieme al basilico comincia già a prendere questo odore, questo profumo. Credetemi, il profumo arriverà per tutta la casa, ve lo sognerete anche la notte. Gelasio? Gelso? Ah. Sono di suo gradimento? Non ci posso credere, già le hai fatte, dopo certo. Tanti anni finalmente sei riuscito anche a tagliarle come volevo io. I suoi Bravo. Insegnamenti sono stati fondamentali. Sì. Gelasio, se mi prendi lo scolapasta, perché la pasta certo. È pronta. Però aspetta solo un secondo, attimo, si prendi, lo si figurati. Prendi anche le presine, un secondo, mi serve tanta acqua qua. Conservate sempre l'acqua della cottura, perché è salata e serve poi per tutta. Ecco, puoi scolare. Attenzione, non ti fare male, oddio, l'acqua. Vai, 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 vai. Velocissimo devi essere, velocissimo. Non devi perdere tempo. Togliti, togliti, perché questo deve rimanere un po' bagnata. Allora mettiti di qua e comincia sì. A passarmi il provolone. Ti ricorda qualcuno il provolone? No, non Strano. Certo io.
Ah, non certo tu. Quanto? Abbondanza? Dai, Gelasio, ma ti pare? Mettiamo un po' di acqua calda. Sì. E prendi il pesto, che è quella cosa segreta. Certo. Prendi il pesto. Quanto metti ne metto? Un po' di pesto. Pesto una metà. Un cucchiaio. Basta. Basta? Sì, perché questo deve essere proprio un retrogusto. Prendi il basilico. Prego. Aspetta. Ha un odore meraviglioso. Vorresti provarlo? Eh? Sì. Invece dopo te ne vai a dormire. Come al solito. Questo così, perché deve essere a cascata. E puoi andare. Vai a prendere il servan. Va bene. Una fatica immensa. Dove sono i piatti a portata? Questa va mangiata qui, subito. Signora. Ecco. C'è ancora un po' d'acqua. Fammi fare una cosa. Questa va mangiata subito. Anzi, qua voglio fare una raffinatezza. Prendiamo una bella forchetta. Vieni col piatto, vieni. Non ti muovere. Poi ricordati sempre la pulizia dei piatti. Certo. Allora, questo è l'impiattamento. Con le mani pulite prendete un po' di foglie di basilico. E se volete potete anche fare una grattatina di pepe. Puoi andare. Posso smettere di fare la statua? Sì. Per preparare le linguine alla Maria Grazia ho buttato in acqua 250 g di pasta. Ho tagliato le zucchine in piccole fette circolari. Ho messo le zucchine a friggere e man mano che le zucchine erano pronte le ho tolte senza scolare troppo l'olio di cottura. Dopodiché le ho messe a riposare in un contenitore capiente assieme a una bella manciata di basilico fresco. Poi ho preso dell'acqua di cottura e l'ho messa da parte. Ho scolato la pasta. Se ancora ben calda l'ho unita alle zucchine. Ho mescolato aggiungendo una porzione generosa di provolone del Monaco e di parmigiano reggiano. Poi ho aggiunto l'acqua di cottura per far amalgamare il tutto per bene, creando una cremina molto saporita, e ho aggiunto un tocco di pesto alla genovese. E infine, prima di impiattare, ho aggiunto dell'altro basilico fresco.